che sia vero. C'è un palazzo del mistero che di notte è tutto nero. Attenti ad entrare, è meglio lasciar stare. Ci sono 100.000 maghi e ci sono 100 draghi. Attenti ad entrare, è meglio lasciar stare. Cornacchia, sbrigati! I tuoi compagni di classe stanno aspettando solo te! Ancora un secondo e la pozione sarà perfetta, professore! Ecco fatto! Un lavoro da 10 e lode, vero, professore? Questo è troppo, Cornacchia! Vattene e torna a scuola quando sarai preparata! Sei una delusione! E anche questo ricordo è cancellato per sempre. Ancora pochi giorni e le mie sconfitte spariranno dalla storia e potrò diventare la maga più potente del mondo. A meno che... A meno che cosa? Nulla, nulla. Vero, Cuncun? Non volevi dire nulla, vero? No, volevo dire a meno che i cuccioli non riescano a preparare il controincantesimo. Bello, ho sempre sognato di stare dentro un sacchetto di popcorn. Non la penserai più così quando inizieranno a esplodere. E adesso quale sarà la nostra prossima prova? Mi passi la mappa senza nome? Oh, dobbiamo entrare nella grotta chiacchierona. Oh no, questa non ci voleva. È pericoloso. Ragiona, Cilindro, se qualcuno dice oh no, questa non ci voleva, tu cosa pensi che sia, pericoloso o no? Pericoloso. Allora perché l'hai chiesto se lo sapevi già? Perché volevo essere sicuro. Oh, come il presentimento che prima della fine della puntata ti beccherai un bel pugno. La grotta chiacchierona è formata da pietre che parlano in continuazione facendo un gran baccano. Nessuno è mai riuscito a resistere. Noi dobbiamo farle tacere almeno per 3 secondi e portarne via una. Non devi avere paura di quelle pietre, Diva. Sono come te. Parlano, parlano, parlano in continuazione. Non l'hai capita? No, io non l'ho capita. E tu lo capisci questo? Sì, questo l'ho capito. Senza nome chiede dove si trova la grotta chiacchierona. Purtroppo la grotta si trova dentro la grande cascata. Volevi dire dietro? No, proprio dentro. Quindi dobbiamo entrare dentro la cascata. Non c'è altro modo. Hai ragione, sarà una missione impossibile. Quegli insopportabili guastafeste stavolta non sfuggiranno alla mia vendetta. Lo dice tutte le volte, ma alla fine vincono... sempre loro. Cosa state dicendo? Cuncun, voleva dire che hai già battuto i cuccioli un centinaio di volte. No, no, ho detto che hanno sempre vinto loro. Bello, sono un musicista. Posso assicurarti che tra poco non sarai più della stessa opinione. Venite con me, tonti, ho un'idea per fermare per sempre i cuccioli. Ma che succede? Il rumore del tuono è l'unico modo che c'è per svegliare Navi. Chi? Sta zitta. Salve a tutti, io mi chiamo Navi e sono la strega dell'acqua. Che cosa posso fare per voi? Solo una piccola insignificante formalità. Fermare i cuccioli! Ma è gigantesca! Senza nome chiede dov'è la porta per entrare nella cascata. Non c'è una porta, dobbiamo superare il muro d'acqua e nessuno c'è mai riuscito. Nessuno c'è mai riuscito finora, ma noi ce la faremo, vero? No! La risposta era sì, Cilindro. Allora sì! Pronti per questa rischiosa impresa? No! La risposta era sì, Cilindro. Allora sì! Sei pronto senza nome? Appena arriviamo sul dente della cascata, tu entri in azione. Volti, via! Mm.
Arrivo come terza! Aiuto! Dobbiamo andare a salvarlo. Entriamo nella cascata. Da lì riusciremo a scendere a valle per aiutare Cilindro. Dobbiamo trovare subito Cilindro. Scendiamo a valle. Sbrighiamoci. Credo ci sia un passaggio. Certo che c'è un passaggio. Allora andiamo. Cilindro, si può sapere dove eri finito? Sono caduto in acqua vicino alla riva. Appena sono risalito, ho trovato un piccolo ascensore dietro a un cespuglio e sono arrivato fin quassù. Fate attenzione, perché attraversando la cascata abbiamo risvegliato la grotta Chiacchierona. Guarda, ci sono degli stranieri. Chi sa cosa fanno? Magari ci portano qualche notizia dal mondo esterno. Sei sempre la solita curiosa. Scusate, volevamo sapere... No, volevamo sapere noi una cosa da voi. Perché siete qui? Non fare domande personali, ok? Basta litigare, abbiamo ospiti. E tu non fare la saputella, capito? Che confusione! Scusate! Scusate! Potete fare silenzio, per favore? Non ne posso proprio più! Basta! Non resisteremo a lungo con questo frastuono! Non è possibile farle tacere! So che esiste un modo, ma bisogna scoprire qual è! Adesso ho capito perché! Ma che succede? Guardate! Che significa? Come sarebbe a dire che hai capito perché? Ma certo, può essere andata solo così. Scusa, che cos'è che può essere andata solo così? Se fate un attimo di silenzio ve lo dico subito. Va bene, zitte tutte. Il buffo coniglio ci dice perché può essere andata solo così. Oh no! Che succede? Il furbo coniglio ci ha imbrogliato e noi ci siamo cascate. Abbiamo fatto silenzio e siamo ritornate pietre. Cilindro, senza nome, dice che sei un genio. Perché? Cosa ho fatto? Non hanno nemmeno ascoltato quello che volevo dire. Antipatiche. Si può sapere che cosa volevi dire, Cilindro? Ho capito perché prima non sono atterrato sul tronco vicino alla cascata. Perché? Perché ho detto soltanto arrivo come Tarzan. Invece avrei dovuto dire arrivo come Tarzan e poi lanciare l'urlo. Questo è il motivo. Non si sa come, ma ce l'abbiamo fatta. Non ci resta che prendere una piccola pietra e andarcene. Abbiamo vinto anche questa volta. È presto per dirlo. Salve, io sono Nabi, la strega dell'acqua. Dell'acqua calda o dell'acqua fredda? Sono la strega dell'acqua calda e dell'acqua fredda. Ora vi darò prova del mio potere. Vi farò affogare dentro questa grotta. Addio, miei cari cuccioli, e buona nuotata! Dobbiamo fare qualcosa! Andiamo verso l'ascensore con il quale è salito Cilindro. Con quello forse potremo uscire di qui. Cilindro, ti ricordi dov'è? Ma certo, di là. No, 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 di là. No, 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 di là. Oh, non me lo ricordo più. Cilindro, se non fossi così impegnata a tenermi asciutti i capelli, ti darei un bel pugno. Forza, cerchiamo l'ascensore. Senza nome ha ragione, non possiamo scendere perché la tromba ormai è piena d'acqua. Mm-hmm.
l'abbiamo fatta, grazie a Senza Nome. Sì, ma non abbiamo preso la pietra, abbiamo fallito. Non direi proprio. Siete troppo simpatici, posso venire con voi? Un momento, per venire con noi dovresti entrare nel nostro scrigno. E poi finiresti nel pentolone. Insomma, non so se ti conviene. Ma io non voglio finire nel pentolone. Aspettate un attimo, credo che andrà benissimo anche una foto. Stavolta, ma come è possibile? È possibile perché i cuccioli vincono sempre. Che cosa hai detto? Maga Cornacchia ha ragione. Bisogna pulire, c'è troppa polvere in giro. Non mi pare che sia una normale scopa quella. Ma che cosa dici? È una semplice scopa. E voi a casa? Non cantate, Vittoria, perché la prossima volta per i cuccioli non ci sarà scampo. Non ci fate caso! Dice sempre così! Scusa, cosa hai detto? Nulla, non ha detto nulla! Ti sbagli, ho detto che loro non devono farci caso perché Maga Cornacchia dice sempre così! Che bello, ho sempre sognato un ghiacciolo alla menta! Ma sei sicuro che sia un ghiacciolo alla menta? Certo, è verde! Non era un ghiacciolo alla menta quello, era un ghiacciolo all'ortica!